Bairro è un paese particolare che cerca sempre di rendere protagonisti i bambini anche in questa attesa del Natale. Sì, confermo, anche quest'anno stiamo cercando di portare avanti questa tradizione. È una tradizione che cerca di appunto coinvolgere i bambini e soprattutto l'ecosostenibilità. Abbiamo unito ormai da anni queste due cose, stiamo cercando di rendere il paese diciamo accattivante e soprattutto invogliare i ragazzini, i bambini a proseguire, a crescere con questa idea. Per noi l'ecosostenibilità è molto, molto importante. Anche quest'anno la rappresentante della scuole primarie sta organizzando all'interno del salone comunale un laboratorio, anche questo è un laboratorio ecosostenibile. I ragazzini stanno addobbando, stanno preparando tutte le palline da mettere poi sugli alberi che sono stati posti di fronte al palazzo. Ed è una tradizione che per noi è molto importante. Quest'anno ci siamo un po', diciamo, allargati, abbiamo portato anche questi nuovi, diciamo, ospiti per il nostro comune, e anche questo rappresenta l'ecosostenibilità. E sì, si vede, ovviamente non sono decorazioni di plastica o di materiale di questo genere, ma insomma rappresentano appieno quello che è il nostro comune, e per noi è fondamentale proseguire per questa tradizione natalizia. Parlando delle scuole e dei bambini, presto ci sarà un open day? Sì, esatto, confermo, il 15 dicembre ci sarà l'open day per le nostre scuole, quindi ovviamente sono tutti invitati a partecipare e a venirci a trovare.